Comunque, Dano deve aver fatto la sua chiamata. Ma io devo fare la mia, un secondo. Vai. Qua tutti che devono, noi stiamo facendo una trasmissione, qua tutti che devono chiamare. Ma dove cazzo va? Poi, scusa, ognuno si fa i cazzi propri, ma io non lo so, cioè, voglio dire. Quello se n'è andato proprio così. Ma perché poi se n'è andato? Non ci ha manco detto perché. Ma che ne so? Rischio, che ne perché so? Sei andato via, rischio. Sono andato a chiamare Tavernello. Ah, ok. No, chiamata. Sono andato a chiamare Tavernello. Ragazzi, arriva, è qui. Proprio stava dietro l'angolo. Ho appena capito tutto, Vischio. Ho appena capito. Cosa hai capito? Che diciamo che mancava un pezzo per Tavernello, diciamo. Non so di che parli. Ah, va benissimo. Benvenuto fra di noi, allora. Oh, eccoci qua, buonasera, buon pomeriggio, buongiorno, buonanotte, quello che volete. Ma tu, scusami. Dimmi. Vatti a mettere un qualcosa a collo alto, perché così non ti posso vedere. Sì, ma infatti, ma che non sono, non sono abituato. Cioè, no. Non sei abituato. In realtà è il contrario, perché queste cose non me le sono mai messe. La prima volta che metto un qualcosa a collo alto e sono proprio a Lucca. E ti ha segnato per la vita, niente. Probabilmente io ormai, se chiudo gli occhi e penso a te, ti vedo solo con quell'immagine, Tavernello. Niente altro addosso. Ma allora. Okay. Esatto, dipende dai punti di vista, giusto. Allora, benvenuto, intanto, ciao, Stefano, Tavernello. Come stai? Benvenuto. Come bene, stai? Bene, tranquillo, bello stanco, però attivo. Sono carico. Bene. D'altronde è iniziato finalmente questo Proving Grounds, quindi ci siamo, tra poco ne parleremo, ma tu mi avevi promesso una sorpresa. Solo se fate i bravi, dai, facciamo così. Non abbiamo la minima intenzione di fare i bravi. Mi ha detto la stessa cosa a me su Instagram. Non andrà mai in fondo. Non verranno utilizzate se non fate i bravi. Ci proviamo. Dai. Allora, va bene. I bravi li facciamo, dai. Facciamo dai, i bravi, no. Okay. Inizio io. Mi fa molto ridere la gag che gli faccio, che mi ha chiesto una volta di venire e dico che lo dice per sempre, che vuole venire per sempre, me l'ha chiesto più volte, ma me l'ha chiesto solo una volta. Mi fa molto ridere questa gag, non so perché. A me non l'ha mai chiesto. Cosa pensi, Tavernello? In realtà, quando te l'ho chiesto, in realtà loro mi avevano già detto, mi avevano già invitato. Ah, bastardo! Quindi ormai, capito, non è stata una richiesta, capito? Dai, ci vediamo, perché già lo sapevo, capito? Senti, capito. Io oggi, a parte che mi sa che ti hanno suonato... Vabbè, non ti preoccupare. Perculato Revil, sì. Lo fanno. La prima domanda di oggi, invece, Revil, la facciamo seria o la facciamo non seria? Infatti fermo, fammi fare a me, ne ho tante, c'è una lista io. Anch'io sono pienissimo. La lista prima. Addirittura? La prima, Tavernello. Il Junger degli Apocalypse. Sì. Come si chiama? Come si dice? Non lo so. No! Tavernello! Non guardare le chart! Dimmi come si chiama! Non so pronunciarlo, però lo so. Si dice Sheshua. La madre di Sheshua che si è incazzata. Mi ha detto, ti prego Revil, aiutami tu. Dice il nome di mio figlio male. Esagerato. Mio figlio. Mio fratello. Sheshua, mio fratello. Può capitare. Quindi per piacere, la prossima volta, Sheshua. Per piacere. Ma sai quanti nomi ho sbagliato? Anche fra Lucca e Milano mi è capitato che Carlotta ogni volta diceva, no, è così che si dice. E io ripetevo di nuovo il nome sbagliato. Sappi che Revil al suo esordio ha tirato fuori... X-Tames per I'm Not a Mess. E tu diceva la me, capito? Scusa, lui si inventa. Ma è un tocco artistico quello. X-Tames. Allora, scusa. Però anche lui è bastardo con i nomi strani. X, I'm Not a Mess. I'm Not a Mess. Sì, ma se tu leggi quel nickname, non lo diresti mai così per la prima volta. Sì. Attenzione. No. Senti, ma parlando di nickname, perché su Twitter ti chiami Tavernello 5 e su Instagram ti chiami Tavernello 8? Perché e voglio, soprattutto voglio capire, in base al social tu vai, sali? No, è a caso. Ah, ok. Ah, è il numero a caso. Perché pensavo su Facebook
magari è stato il Tavernello 1. Oppure poi il nato Twitter, Tavernello 5. Il nato alcolico! Il nato alcolico! Può essere, probabile. No, no, in realtà è a caso. Cioè l'8 è perché sono nato l'8 dicembre. Ah, e il 5 perché non era disponibile in pare l'8, quindi dovrei cambiarlo. Se è il 12, no? Ora. Ok. Ah, volevo mettere 8 perché, scusa, non ho capito. No, dici l'8 dicembre. Tavernello, no. Tavernello. Ah, questa è una storia particolare. Vai, sentiamo. Anzi, in realtà è molto, anche stupida. Mi ricordo, ormai 6-7 anni fa comunque, giocavo assieme a un amico mio a Rocket League, no? Eravamo pure bravini, insomma, ero arrivato anche Champions, insomma, mi divertivo parecchio. E sì, volevamo scegliere un nome divertente per fare 2 contro 2. E allora, siccome mi è venuto in mente il vino, perché mio nonno fa il vino, allora ho detto, ok, Tavernello e San Crispino. E siamo andati avanti per anni a chiamarci con questi nomi qua. Abbiamo fatto addirittura una squadra competitiva di Pro Club su PC, 2-3 anni fa, durante il Covid. Cos'è Pro Club? Un gioco di calcio? Scusami. È FIFA, ma ha fatto 11 contro 11. Sì. Modalità 11 contro 11. Ognuno gioca un calciatore. Esatto. Giocava esterno destro quel periodo. Però più che altro che faccio cagare a giocare a calcio, però almeno su FIFA qualcosa sapevo fare, e mi sono ritrovato, comunque abbiamo continuato con questo nome entrambi, e ho detto vabbè, a questo punto se devo scegliere un nome mantengo questo. Giusto, giusto. E poi un meme, se ci pensate. Quindi, sì, c'è. Fa brand identity da questo punto. Bravissimo. Di vista. Sì, poi ci denunciano. Vai. Io quello ho paura. Io di quello ammetto che ho paura. Ma infatti, puoi sempre fare una bella lesione e diventare Tave. Bravissimo. Vedi, io non vedo l'ora che accadrà quel momento. Lo posso mandare a quel paese? No, certo. Secondo me anche Taver. Ma vaffanculo. Oh, secondo me anche Taver ha molto Taver. Il suo perché. Taver. Ricorda un po' Nello Tavern, quindi oppure realtà... Nello. Ma esiste Nello Taver. Esiste Nello Tavern. Quindi no, Taver Nello e basta, Nello e basta. Poi vada la gente dice "Wait, Sonnello". Tipo sono No, lascialo stare che c'ho più di 30 anni, non ascoltare. Sì. Va bene. Accendo la luce intanto un attimo. A me piace molto Tave, e in più non ti denunciano. Capito? Infatti io... a breve al massimo diventerà tagliato. Sinceramente ora andrei a contattare l'azienda Tavernello per farsi sponsorizzare, più che altro. Cioè, infatti sarebbe una bella maglietta col cartone di Tavernello. Perfetto. Non sarebbe male. Lo so, non è male. Madre d'ore. Tiro fuori tutte le più brutte che c'è in testa. Dai, meno male. No, grazie. Sì, senti, visto che stai facendo il bastardo, no? Visto che l'ultima volta che è venuta Charlie ha detto sono molto contenta di castare l'IC, ma la cosa di cui sono più contenta è che Tavernello non casterà insieme a me. Come rispondi a queste cose? Non è vero. Anche io ricordo una cosa del genere. Finalmente me lo scopi dosso, lo piscio, vado con altri caster. Non ci credo proprio. Sì. Andate a rivedere quel pezzo di video, voglio proprio riguardarlo. Sì, parole sue, può confermare, qui con noi, quindi non è che può confermare. Vedi, conferma in chat pure Charlie. Ce lo sta proprio dicendo, vero, tutto vero, vedi. Ma non è vero. Si vede che Tavernello non ha mai visto Studio League comunque. Non rispondo. Non risponde a questa affermazione. Allora, senti, ormai a proposito di... Allora, facciamo così. Laura di PG non risponde al Flame ormai. Esatto. No. Ma c'è anche dopo dichiarato... Dopo ci privato con Carlotta. C'è anche dichiarato che, visto che lei ha detto io sono entrata in LEC proprio l'unico motivo è perché Terenas ha rinunciato, ha detto che tu hai fatto una maledizione strappando i peli della barba a Karen. No, non è vero. Comunque non so che cosa mi sta uscendo questo oggi. Mi diverto a dire proprio le cavolate. Quindi non conferma niente. Non confermo. No, assolutamente no. Assolutamente. Allora, ragazzi, io... A me sembra di aver visto qualche macumba. Sì, io sentivo si bruciano i capelli del... Sono in sottofondo, capito? Tavernello, Nello, qualcosa del genere. Tipo danza della pioggia, no? Va bene, ok. Revil, io... Guarda che... Non lo so. Io pensavo di passare lo streaming tutto su questo, Vischio. Ma anch'io. Il content è finito, ragazzi. E adesso? Non tornerà mai più Stefano, secondo me. No, anche secondo me.
basta che mi invitate, capito? Io stavo appena ho visto Carlotta e stavo tipo Mazzarri così, ma tocca a me. Ma tocca a me, dai, se no. Guarda, che le abbiamo fatte in ordine di importanza: prima senti. Carlotta, poi Terenas, no, e poi tu. Madonna, che siete cattivi. Ah, ok. Ragazzi, dal minore al maggiore, ovviamente. Ovviamente. Voglio ricordare che uno dei primi caster che abbiamo avuto è stato Giovannetti. Vero. Quindi proprio l'importanza suprema. Importanza suprema, Giovannetti. A sto punto, se tu dici che è stato fatto in ordine, è ma uno dei primi. Scusami, in ordine di importanza dal minore al maggiore. Ah, crescente. Quindi, non sì, l'ho massacrato fino adesso. Mi vado a dire che è meglio di Terenas, se no che dici? No, gli stai dicendo che è meglio di Terenas. Esatto, esatto. Infatti, ok. Ma perché non ti piace Terenas? Non ho capito. Perché no. Quando mai allora, ha detto queste parole? Wait. Allora sì. Senti un po', conosciamoti un po' meglio. Intanto, di dove sei tu esattamente? Napoli. Abruzzo. No, come Napoli? Dov'è che sei? Lanciano, Abruzzo. Lanciano, ok. Quindi, ok. E, com'è che hai iniziato a fare il cast? Perché soprattutto? Che cosa ti ha spinto a farlo? Ho iniziato... sempre legato a FIFA, a fare qualche partita. Ho iniziato sempre con questo campionato che ho fatto di Pro Club. C'era la nazionale, e quindi mi ero ritrovato a fare un paio di partite. Poi casualmente era entrato, c'era il live, un amico mio stava giocando, aveva iniziato a fare streaming, erano tre quattro persone, e è entrato in chat un organizzatore di eventi, uno che organizzava di 20 ai tempi che facevamo il Tormenta. Di 20. E ha detto che voleva cercare di cassa per fare i streamer minori. Io ho detto, ma potrei iniziare, perché no? Ma tu comunque giocavi e conoscevi League of Legends? Sì, in quel periodo mi stavo proprio infognando, perché era il periodo del Covid, diciamo, 2021. Quindi stavo quel periodo là. Perché altrimenti l'ho iniziato a giocare nel 2014, abbandonato subito perché mi stava facendo schifo. Pensa un po' come sono cambiate le cose. Quindi prima ero praticamente sano, poi ho detto ok, mi dovevo far male iniziando a giocare League of Legends. Però mi sono ritrovato poi, ho detto vabbè, a questo punto iniziamo, e mi sono ritrovato proprio all'inizio assieme a Carlotta. Quindi ho iniziato un pochettino così e poi pian piano... Coppia proprio datata? Sì. Sì, abbiamo praticamente iniziato assieme. Lei forse ha iniziato un po' prima. Poi con la conoscenza di Filippo e Trulian ci siamo ritrovati a avere tanti consigli da parte sua. Quindi abbiamo fatto allenamenti, abbiamo avuto tanti colloqui di si fa queste cose in questo modo. E proprio è stato proprio lì che abbiamo anche deciso quali erano i ruoli. Perché io in realtà avevo mezzo iniziato a play, non mi stava piacendo. Ho detto ok, proviamo, insomma, e quindi da lì ho perché non ti stava piacendo? Perché tu hai scelto il color? Però questa cosa è molto importante da sentire, perché non mi piace come ruolo. È tipo la top lane per me, capito? Non ci mi sta. Piace ci sta, se non gli piace giusto lo faccio. Ogni tanto capita che tornei minori che ho fatto, mi è capitato ultimamente di fare il play, però non so dare quel tono di voce che ci vuole, quell'espressività che ci vuole per fare il play. Ho capito. Quindi... Ma domanda da parte di Shesho, a D20 ha mai fatto qualcosa di D&D o hanno preso il nome tanto per? Prima erano organizzatrici di eventi dal vivo, poi quarantena e avevano iniziato a fare tornei e hanno iniziato poi a entrare dentro il Tormenta proprio all'inizio. Quindi all'inizio, poi dopo tutto questo percorso abbiamo iniziato a fare gli Herald, il Tormenta. E l'anno scorso poi abbiamo avuto la possibilità di cassare qualche Dragon da PG. E poi siamo arrivati, insomma, a Lucca, a Milano l'anno scorso. Quindi il percorso è stato questo: tornei minori, Tormenta e ora giustamente siamo arrivati a ProGro. Ecco, a proposito di questo, che poi ti faccio fare un'altra domanda da Deugem, ho già fatto la stessa domanda a Charlie. Tu come ti senti dall'essere passato alla certezza di avere almeno due LAN all'anno a non averne neanche una? Appena ho finito Milano, già da lì ho detto ok, io non vedrò mai più una LAN in vita mia. Perfetto. Mi ero già messo l'animo in pace con la depressione del fatto che era finito un evento così bello, soprattutto dopo anche Lucca. Ho detto che fatto tu Lucca e Milano di seguito praticamente. Sì, mamma mia. Abbiamo fatto assieme entrambi. Lucca è stato devastante, anche perché
diciamo che l'Abruzzo e Lucca non sono collegati benissimo. Quindi mi sono ritrovato a credo che l'Abruzzo non sia collegata bene con niente. Dipende. Se da sto lato dell'Italia sì, se dall'altro no. Sì, sì, forse se devi andare verso l'Adriatico va bene, verso il Tirreno invece è un po' più difficile. Che comunque, vero? Con Pescara è collegato, insomma, cerca abbastanza bene. Anche Ancona non penso che sia nemmeno troppo lontano. Andavo sempre Ancona all'università, prima di lasciarla, quindi sì. Esatto, ok. Sono trovato comunque. Cosa facevi? Cosa studiavi? Ingegneria informatica. Pensavo musica. Ora sto facendo musica, in realtà. Stai facendo conservatorio tu, no? Se non sbaglio. Sì. Sto entrato proprio quest'anno a chitarra. L'anno scorso stavo facendo il terzo anno in ingegneria. Ok. Mi ero rotto il cazzo. Proprio ho detto, non riuscivo proprio più a studiare, non riuscivo più a dare quello che volevo. E l'università non è per tutti, non è fondamentale. E uno deve mettersi lì per volerla fare davvero. Se no, fa altro, fa quello che gli piace fare. Cioè, non ci vedo niente di male. L'importante è che uno fa quello che vuole fare, che è la cosa più importante. Infatti, giusto? Ora spunto ovviamente a questo, a castare e alla musica. Cioè, ora la mia vita praticamente è studiare. Praticamente sto studiando ancora a tutti gli effetti. E giustamente... Sì, ma io ho fatto pianoforte per... No, conservatorio. Ho fatto pianoforte per 4-5 anni quando ero un po' più ragazzo. E io mi ricordo quanto c'era da studiare. Io non lo sapevo, ovviamente. Io pensavo, beh, sì, imparo a suonare i tasti, quello, l'altro, leggere le note. Poi quando ho iniziato, perché quello è il primo annetto così per farti conoscere, per intortarti e dirti guarda che bello, Poi fare le canzoncine, bravo, poi a fare la teoria e dici oh mio Dio, perché è come quando mettono le lettere a matematica, bastardi. Tipo, inizia a esserci il trauma, capito? O adori la matematica o inizi a farti schifo da quel punto in poi. Sì, perché la matematica non ve l'hanno spiegata bene, perché in realtà è bella pure quella. Io amo la matematica, era giusto per fare una gags. Fidatevi. Bellissima la matematica, ragazzi. Anch'io sono innamorato follemente della matematica. Tu che hai fatto il classico, sì, guarda, proprio dal classico, capito? Tu proprio non puoi parlare. Guarda. Tu pensa che al mio esame di maturità c'è stato la professoressa di matematica che aveva talmente tanto perso le speranze con me che per farmi una domanda al volo mi ha detto individuami seno e coseno. E io ho fatto semplicemente questo è seno e questo è coseno. Lei ha guardato la giuria, come si chiama? La commissione d'esame che era girata e stava chiacchierando fra di loro, quindi ha fatto, dicevi, questo è seno e questo è coseno. Perfetto, grazie, a posto. Diciamo che questo è il livello di chi fa il classico di matematica. Esatto. Sono ragazzi, lo fa. Leggevo, tra l'altro, oggi una cosa su cui in realtà non sono tanto d'accordo, perché Gramellini oggi sul suo Buongiorno, guardavo su Twitter, scriveva, si lamentava, si preoccupava che praticamente appena il 6% delle persone per il prossimo anno, a quanto ho capito, si è iscritta al classico. Cioè il 6% degli studenti che sono usciti dalla scuola media si è iscritto al classico. E dice, è una disfatta per l'umanità, per l'Italia, la nostra... Ma non è vero! Sì. Cioè, ma anche no, cioè, no, per carità, il classico sono convinto che formi davvero in maniera enorme su tutto. Non ti insegnano a fare un cazzo. Questa è bella, non ti insegnano a fare un cazzo, ma impari a fare tutto. Ma puoi imparare a fare tutto. Non lo so, io non so fare veramente niente. Scrivitela questa, perché ti potrebbe servire in futuro. Ma tu giochi tutti i ruoli, tutti i campioni, Mischio? Giochi tutti i ruoli e giochi tutti i campioni? Sì, sì. Grazie al classico. Però, dice una cosa importante, Sheshwa, cioè... Se sopravvivi, riesci a fare qualsiasi cosa. È quello il problema. Certo. È una scuola vecchia. Ma non è Sheshwa, è la mamma di Sheshwa. Sì, scusami, la mamma di Sheshwa. Perché comunque è una scuola vecchia come impostazione. Cioè, ci sono tante cose che si... Io non dico che devi togliere il greco, anzi, il greco per me, così come il latino, è una lingua che bisogna continuare a studiare per chi la vuole studiare, per carità. Però magari, non so, forse in maniere un po' diverse...
in altri modi, anche il contesto, cioè è proprio l'impostazione che va un po', che andrebbe un po' cambiata, resa un po' più perché uno dovrebbe fare il classico. Il classico ti perché costruisce una mente. No, il classico ti costruisce una mente con cui davvero dopo puoi fare tutto. Cioè, le uniche soprattutto persone che vanno al classico sono quelle costrette dai genitori. No, non è vero. Soprattutto se è il contrario. Guarda, soprattutto tutti raccomandati al classico, almeno da noi. Ah, è vero, è vero, la maggior parte. Cioè, vabbè, diciamo che storicamente quelli che andavano al classico una volta il classico tutti... Tavernello, scusami, mi sono già dimenticato. Scienza applicata. Charlie ha fatto il classico, si vede perché c'ha l'inglese British. No, c'ha l'italiano più che altro buono. L'italiano. E quello già fa tanto. Ecco, però ora li ringrazio, certo. Ragazzi, io non è per cosa, però il classico per me, secondo me, apre, ti costruisce una forma mentis con cui puoi fare tutto, soprattutto però se tu già hai l'idea di andare a fare l'università, cioè se tu già hai in mente, lo so che è difficile alle medie decidere se fare l'università o no, però in Italia diciamo che è quasi un percorso obbligato automatico, sì. Esatto, quindi diciamo che se tu vuoi fare l'università, il classico e in parte anche lo scientifico sono delle scuole, molto di più il classico, che secondo me ti aprono a fare, poi tu esci da lì e puoi fare qualsiasi università tu voglia, perché hai una forma mentis capace di adattarsi a qualsiasi nozione, a qualsiasi cosa tu voglia andare a imparare, andare a seguire senza alcun problema. Questo sì, però perché... ci vogliono tanti sacrifici, ci vogliono... non che hai preso un altro microfono? Ma che cazzo? Per non picchiare questo. proprio per non... proprio perché Tavernello ha fatto lo scientifico, che gli arriva un altro flame dalla chat, il flame di oggi è di Danosama, ancora una volta ci dice: voglio dare solo una cosa, per darvi un input per flammare Tave, spiegatogli come si dice Malzar e non Malazar. Buona serata. Sì, a me, allora... è un... ma l'altro non si dice manco Malzar, è Malzahar. Esatto, ma due a precisamente, sì, vabbè. Però comunque per una volta, non mentre stavo castando, mentre giocavo, insomma, è uscito sta cosa che l'avevo chiamato in sto modo, e quindi ora si deve divertire a dirmi male. Vabbè, ci sta, giusto. Ma ci sta, capisco. Mi però dici qualche aneddoto divertente del tuo casting, di quello che hai vissuto, Tavernello, ti prego. Qualcosa di divertente. Sì. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è che vabbè, a parte il fatto che Luca ha dovuto fare 9 ore di viaggio sia l'andata che il ritorno. 9 ore? Per arrivare a Luca dall'Abruzzo? Tipo 7-8 ore, non ricordo di preciso. Però comunque, Lanciano-Pescara, Pescara-Bologna, Bologna-Firenze, Firenze-Lucca. Quindi ho dovuto pure aspettare. Ma sei pure passato da Bologna a prendere la droga per poi fare il giro, bravo. Bravissimo. Però era l'unico modo. I pullman, per carità. Potevamo farlo. E quindi poi il giorno dopo, giustamente, abbiamo cassato tutto il giorno. E il giorno dopo... ah, cioè, vi hanno fatto arrivare il giorno prima, stavolta. Sì, certo. Siamo arrivati al giorno prima. Certo. Anche perché se doveva arrivare il giorno stesso, doveva partire alle 4 di mattina. Infatti, diciamo che quella era l'idea per Red Bull Factions, per i giocatori, vero. Quindi non vedo... Sbagliatissimo, sbagliatissimo, è giusto che arrivi prima. Questo è vero. E poi mi sono ritrovato, ho detto, ok, mi preparo, vado in stazione, il giorno dopo che ho cassato, quindi ero già stanco, mal di gola, perché giustamente dopo 9 ore ero distrutto a tutti gli effetti. Arrivi in stazione con Charlie Peppe, che era l'observer. Un saluto. Mi trovo là. Un saluto, li vogliamo benissimo. Mi trovo là. Merda, gli occhiali. No. Ho lasciato gli occhiali al BB. Non è stato bello. Ho detto che me lo dovevo spedire e non è stato bellissimo. Però sì, altrimenti divertente, oddio. Ora non mi vengono, però altre cose interessanti, il fatto che a Milano ero in piedi ed è stato bruttissimo, a un certo punto stavamo in posizioni strane e Carlotta, quando non ci vedevamo dalla telecamera, in modo da poterci riposare un attimo le gambe e poi riprenderci e alzarsi. Ora ti faccio flammare da Revil per questa cosa. Non avevate almeno lo sgabello? Per stare A un certo ora sì, a un certo punto ci hanno messo pausa, lo scappello sotto. Però è giusto che stare in piedi. Oddio, sì, ci sta.
però stare 3-4 ore, c'era anche la pausa nel primo game perché c'erano problemi, era impossibile, dopo un po' era veramente snervante. Durante però... le pause sì, soprattutto tra un game all'altro, quando non si fa nulla di complicato, ci sta a sedersi e far recuperare le gambe, però nel game è giusto stare in piedi. Ma in realtà noi siamo stati seduti anche in game, perché ogni tanto non si vedeva, infatti, fine, che no? A parte chi stava lì, quindi ogni tanto ci cioè scambiavamo, capito? Ho capito, ogni tanto eravamo seduti, ogni tanto eravamo in piedi, ogni tanto eravamo piegati per vedere lo schermo perché era lontanissimo. Scusa, Tabe, quanti anni hai? Indovina. Vai. 27. 27, no. Sì. 24. 22. 22. 23. Okay. Quest'anno devo fare 23, a 10 anni però. Okay. Oh, ma sei un pischello. Okay. Sì, un pischello. No, ma non la domanda sono il più perché... giovane effettivamente, però... 12 mentalmente. Vabbè, ah, sì, grazie, quello sì. Oggi gli ho inviato la clip. Stava a fare lo stream in inglese, ne è Beccaris la clip. Quale? La clip di quando passa, ci switcha e mette noi, le nostre facce sopra la faccia dei Giornetti. E, ah, sono Giornetti, faccio palestra. Va bene, no, proprio per questo gli ho chiesto quanti anni aveva. La schiena, oh, ragazzi, io un'ora in piedi, se poi mi siedo non mi alzo più. Semplicemente, quindi chapeau. Vabbè, io ovviamente è molto comodo stare seduto, però nei momenti più salienti devo per forza svengo se sto seduto. Ci sta, no, no, è una linea di pensiero che in realtà condivido. Un po' ti accavalli troppo, no? Ti adagi, metti tranquillo, anche troppo tranquillo. Quindi vabbè, tu suoni solo o canti anche? Io suono solo. E cosa ci suoni? Cosa ci suoni oggi? Allora, non lo siamo so. Arrivati al momento, dai, avanti. Cioè, così, al poi momento. Dopo... Siamo arrivati? Sì, sì, così, poi dopo parliamo di Proving Grounds. Ah, poi okay. Era solamente per dire, hai mai visto un cantante cantare tutta la canzone in piedi? E tutta la canzone ci seduta? Fai? Aspetta, ce l'ho, ci serve, un jingle per Studio League. Poi dopo, aspetta, intanto... Quello lo studiamo perché io ho possibilità anche di registrare robe varie, quindi in realtà se proprio vi serve voglio un bel jingle di Studio League. Io cambio categoria e metto musica, però mi devi mettere il testo, cioè devi fare tu il testo. Ma devo canti. Fare io il testo? Cioè tu canti però. Io no. Canto? Mamma mia, siamo arrivati proprio... Si sente? Sì, si sente. Vai, facciamo silenzio, okay. Dai. Tutto, allora, addirittura... Anzi, aspetta, fermi. Camera su di me. Davvero non sono in parte della pubblicità. Grazie. No, grazie. Allora, camera su di me. Aspetta, una domanda. Dimmi. Ma dimmi. Che genere volete in realtà? Avevamo detto una determinata canzone noi. Sì, in realtà sì, perché una ce l'ho, ok. Però okay. Dagli accordi però... si capisce poco perché io non canto, E vabbè, dai. La indovinavi ancora più difficile, dobbiamo indovinarla. Devono. Dai. Ok. Tanto tu la sai, Francesco. Io la so. Vediamo se è quella per cui eravamo rimasti. Va sì, bene, sì, ok. Sì. Allora, dai, fischio, vai. Un attimo, fermi. È legata a League of Legends, dico solo questo. Intanto applausi. Grazie. Bravo, esagerato. No, che è? Bravissimo. Bravo. Direttamente dal Festival di Sanremo, Tavernello, che ci ha eseguito, dischio. Da questo dai. La sai perfetta. Quando ce l'hai nella testa e non ti arriva il nome, sì, però sì, te lo giuro. Vabbè. Non ci credo. Io non c'ho niente. No, io sì. Ascoltate bene. Ma qua era palese. Sembra l'intro di qualsiasi canzone degli Aerosmith, non so perché. Allora ci sta, effettivamente gli accordi sono quelli. Sembra proprio una canzone degli Aerosmith, vabbè.
E Francesco lo sa che succede alla fine del brano, per quello hanno sottolineato la fine. Ok, rifammi la fine. Se tu avessi dato un po' di teoria, capisci che cosa sto dicendo. Va bene, rifammi la fine, solo la fine. Dai. Mi do un indizio, cioè, non serve un indizio. Ma già l'indizio gliel'hai dato, cioè. Ma in chat nessuno in chat. Sono tre accordi, ok, ma l'ultimo, al posto di essere così, è così. Di solito non c'è. Se la canzone di Tenacious D. Un saluto, se ci saluta. Che ci segue sempre. Sì, sempre, sempre. Ah, Jack Black che ci saluta, che ci segue sempre, ovviamente. Nostro fratello, esatto. No, non ce la faccio, Vischio. Tocca a te. Tu che hai fatto il musicista pure, Vischio. Io ho fatto il musicista. Sì. Il classico ha detto già che hai fatto tutto, quindi hai fatto pure il musicista. Il flauto dolce alle medie, però non è classico. E facevo finta di suonarlo, ma. Io invece, a proposito, piccolo aneddoto, mi sono sempre rifiutato, perché non ce la facevo, di suonare il flauto. Non ce la facevo proprio. Io prendevo 9, mai 10 al flauto. Ti giuro, mi incazzavo. Non riuscivo con la respirazione, ho sempre avuto problemi di respirazione, non so perché, da questo punto di vista. Non ce l'ho mai fatta. E quindi... Questa sì. Questa è una... E quindi mi portavo la pianola da casa, per questo ho iniziato a studiare pianoforte con i nomi delle note. No, noi avevamo la gente che si scrive i nomi delle note sui tasti, quindi stava lì, facevamo no, devi suonare quindi sempre quella di prima, devi suonare sempre. Ah, dice, vabbè, se no io, ok, vado fuori, okay. Dai. Guarda, faccio pure vedere più la chitarra. Meno male che quello è il problema, infatti. Certo, è quello il problema, è ovvio. Ma proprio non ce l'ho proprio, eh. Se mi ricorda la sigla di The Last of Us, non so per quale motivo. No. Anzi, guarda, vi faccio sentire quello che cosa ricorda a me. Aspetta che se la vado a pizzicare. Cioè, significa che non l'avete ascoltata abbastanza, quella originale, evidentemente. Se è una canzone dei mondiali degli ultimi 3 anni, è possibile, sì. Come è possibile? No, è possibile, la canzone dei mondiali degli ultimi 3 anni io l'ho sentita pochissimo. Ed è una canzone mondiale delle ultime 3 anni. Potrebbe. Sì, è Kickapoo, cioè, guardate, mo si potete sentire me? Ah, è Kickapoo. Vai. È proprio Kickapoo. Vabbè, se ti accordi, sono tutti uguali. Cioè, lo fai jazz, ma anche jazz ha degli standard, sai com'è? Quindi, gli accordi quelli sono. Forse stai sentendo solo tu, io non lo sento, non so se... No, infatti io non sento nada. Ok. No. No, ho messo i capugli nelle casse, peccato. Non ce la faccio più, ti prego, me lo dici, ma mai. Non serve. Io vuoi dire, non c'è oppure... Ti capisco e ti costringo a 12 ore di Gustavo Santaolalla, che è quello che ha fatto la sigla di Last of Us. Gustavo probabile, Santaolalla. Non lo so. Gustavo Santaolalla, non so chi sia. Esatto, lui ha fatto la sigla di Last of Us. Però del non la sigla, scusami, la colonna sonora del gioco. Esatto, aspetta. Okay. Canzoni Words. Comunque, ragazzi. Don't say it's over. Infatti, quello stavo pensando. Don't ever say it's over. Never say it's over. No, non c'è. Che è quella? Ma proprio. No, non sono bravo in questo. È perché non puoi farla con la chitarra, ragazzi.
Lo so, non è, come te la devo fare, scusa. Infatti, sono due, tre tasti. Basta, fine. Chiaramente, ah, ragazzi, non mi fate parlare di musica, sto scherzando, sono ignorante. Poi guarda che è difficile produrre una canzone, più di quel che credi, eh. Appunto. Perché... No, per me ci serve, però ci serve il jingle. Io continuo a sostenere che chi riesce a fare canzoni, a mettere insieme testo e musica, non so come, per me è magia. Chi lo fa è un mago, non è possibile. Niente, è partita l'ispirazione. No, in realtà questi sono i Pentakill, questi sono i Pentakill. Edge of Night 3 Pentakill, vabbè, comunque. Con la chitarra puoi fare o la canzone di Varus o quella di Amumu. Non le so, sai. Cioè, le conosco, ma non le so sulla chitarra, no, sincero. Ti trovo lo spartito, tranquillo. Ok, bene, allora sì. Allora, ora, dobbiamo ci farà sentire la nona di Beethoven, con la gola. No, grazie, no, grazie. Con la gola, Sono chitarra elettrica, quindi no grazie. Il pianoforte purtroppo è ancora a casa dei miei. Prima o poi, appena possibile, so che c'è una suonata. È quello che dicevo alla mia professoressa di musica alle medie, quando mi diceva: ma perché non hai portato il flauto? A casa. Non ho mai preso lezioni di musica, però sapevo fare torno a fare in flema a pianoforte. Sì, certo. Bravo. No, non ci credo. Ti giuro su mia madre. Serio? Soprattutto io su Chitarino, se può fare la canzone. L'intro la sapevo benissimo perché mi prendeva i 5 minuti e la dovevo fare anche alle 5 di mattina. Quindi capace che se c'ho un mo' il pianoforte te lo faccio. Però solo l'intro mi viene in mente. Voglio il video. Va bene. Questo è perché stiamo parlando dell'autismo di LS. Comunque, mi farei un film. Ovviamente la mia canzone preferita, Tavernello. Attenzione, addirittura. Io, grande amante di Dragon Force, sono un cafone. Sei un cafone, sì, col power metal sono un cafone. Sì, però... sono un cafone. Io vado ancora peggio sul metal, quindi ok. Come si chiama quella canzone di Dragon Force? Through the Fire and Flames. Famosissima, dai. Ok. Ok, sì, ho presente. Io sapevo fare tu al pianoforte. Per Elisa, basta. Bravo. Però quello è già qualcosa. Basta. Ragazzi. Con i ditini, perché sono tre note vicine, no? Quindi è tutto... Beh, Taverna, è un aneddoto di Milano, di Lucca, cioè, qualcosa ce la devi dire. Non lo so, c'è un ragazzo, una ragazza che si sono avvicinati per avere scambi sessuali perché sei famoso, qualcosa. No, quello no, perché sono anche impegnato, però... Vabbè, però magari te l'hanno chiesto, che vuol dire? Infatti, poi tu hai detto sicuramente di no. Certo, salutiamo l'impegno di Tavernello che ci segue sempre. Rassicuriamola, non so chi sia, quindi mi tengo sul generico che non è successo ovviamente niente, che lui ha detto di no. Magari che ne so, tra un cast e l'altro vai dietro a bere un po' di caffè, te lo posso succhiare, cose così. Ti è mai capitato? No, non mi è mai capitato. Non ci Arrivederci. Però toccare il naso di Vischio a Lucca è stato attenzione. Questo secondo me potrebbe rientrare. Tra l'altro, io Vischio l'ho mandato quando li ha incontrati. Io ho detto toccali da parte mia. E io li ho toccati tutti. Ma infatti, scusami, tu, Rapid, a Milano, a Lucca, insieme è venuto. Che cazzo vuole, fratello mio? Io forse quest'anno, se Dio vuole, se Dio atleta vuole, io vengo. Dio atleta vuole. Scusami, Revil, giusto, con tutto l'affetto del mondo, no? Sentiamo. Ma che minchia ci devi andare a fare adesso? questo è un altro problema, Vischio. Questo è un altro problema, però, è vero. Senza contare che Dio atleta a Lucca Vischio non è che... Cioè, Vischio ha fatto la sua. Magari a Capo Informatica bisogna di un caster qualche giorno. Ecco. È vero, a Capo Informatica. Fate le finali di Progrono in LAN con gli ATE in finale. Certo, va bene, io intanto mi tocco. Ok, l'ha detto, intanto. Giusto, io sono d'accordo. Io intanto tocco tutto il ferro che ho a disposizione, giusto perché qua la minchiata andava detta. Sì. Però Progrono in LAN magari avrebbe senso, sì. Se lo compra Clash, pure quello, forse. Tra l'altro, cioè, solo io potrei mandare solo Vischio per toccarmi, perché io... Anche se fossi stato lì, non mi potevo toccare, siete troppo alti. Troppo alti, non so parlare più. Troppo alti. Non ci arrivava. Cioè, ho visto la foto di voi tre, te, Vischio e Carlotto. Madonna mia, la foto la sto guardando così.
Dai, ti offri una birra, ti offri. Io non bevo. Non beve. Non bevi? Come non bevi? No, non bevo. È per questo che ti odia. Un bicchiere di vino. L'acqua. No, no. L'acqua è buonissima. L'acqua arrugginisce, non va bene. Quando sono grazie pazzo. Tavernello. Quando sono pazzo l'aranciata, però per il resto solo acqua bevo. Il chinotto nemmeno, è troppo. No, no. Ma quelli li fa sempre. Li faccio io, se Ok, giusto. Onesto. Va bene, ci spostiamo sul Proving Grounds. Aspetta, Gemma è concentratissimo su qualcosa che stai cercando. No, no, stavo scrivendo per i cazzi miei. Lui si droga e a volte dice parolacce. Perché quando, no, perché quando poi quando iniziate a così a cazzeggiare in questo modo, io mi isolo, vado da altre parti. Ma perché ti isoli, Gemma? Ti senti escluso per caso? Non sì, 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 mi sento escluso. Non vogliamo escluso. No, 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 dai, escluso, torniamo un attimo. Allora, torniamo, come detto Vischio, torniamo sul Proving Grounds. Progrò. E semplicemente io ne approfitto, cioè voi state facendo queste cose, io ne approfitto e rispondo a chi mi sta contattando. A che punto siamo? Cioè, nel senso, prima settimana, prime impressioni sul Progro, cosa ti è sembrato di vedere? Allora, buonasera Revengel. Sì. Ciao Revengel. È lei, è proprio lei comunque la... È la signora Tavernello? Sì. Che attenzione, si è sentita chiamata in causa. Sì, probabilmente. Ripetiamo che nonostante abbia ricevuto delle avance durante le LAN, lui in realtà no, non ha fatto niente. Facciamo credere di sì. Tra l'altro, diciamo, piccola diciamo cosa che mi è venuta in mente. Così costruiamo la narrativa del fidanzato fedele che pensa solo al proprio all'amore della sua vita, che merita di più, insomma, cioè compiamoti un attimo, ecco, nel senso. Giusto. Fra l'altro, ecco una cosa interessante di Milano. Non so per chi ha visto la live, non so per chi ha visto la diretta per tutto il tempo. Tutto però a un certo punto è arrivato uno spettatore e ha dato un cartellone con il logo di GLS, già lo sai, sotto. Sì. E a quel punto io volevo farlo vedere, giustamente me lo stava a dare perché dovevo farlo vedere, e è iniziata la partita. E ce l'avevo lì sotto sul, insomma, sul mobiletto che avevamo davanti. Uh-huh. Ah, certo, vai là, prendi e metti a mostrare. Quindi l'ho mostrato. Dopo che è finita la live siamo resi conto, cavolo, ma c'è il logo di GLS, potevo fare una cosa del genere. Perché c'è proprio il logo di GLS, la, no, l'azienda. Quella di spedizione, sì, sì. Sì, bravissimo. Il corriere. Quindi... vabbè, ormai è fatta. Tutta pubblicità gratuita per loro, tutta pubblicità gratuita per loro. Quindi l'importante è che tanto voi non avevate. Ti sei impanicato per aver fatto questa cosa, Tavernello? Al momento no, dopo sì. Ma tanto voi non avevate, se non sbaglio, sponsor eventualmente concorrenti di GLS, quindi no. Ok, l'importante è questo, buttatelo giù per GLS. Avete che sponsor? Guarda, avevamo come sponsor una compagnia, si chiama Bartolini, però non... non la conosco, sai. Trasporteremo il suo cadavere. Nessun problema. No, comunque... Allora, torniamo a noi. Com'è andato questo Pro Glow questa prima settimana? Che prime impressioni? Settimana interessante. Tanti cambiamenti, soprattutto dalla prima giornata alla seconda. Cioè, sia in positivi che in negativi. Per esempio, i Buzz... che la prima partita sono stati stompati totalmente dagli enemy, si sono ritrovati poi a vincere in modo anche convincente, tra l'altro, la seconda partita. Quindi molti cambiamenti positivi, sto vedendo squadre che già nelle prime due giornate stanno crescendo, perché noi e Carlotta abbiamo fatto il lavoro di contattare comunque i coach, sentirli, certo, avere comunque un responso, vedere cosa dicevano, e si sono anche per metterli un po' in causa, perché a volte vengono messi a disparte i coach. E quindi... fra domande e robe varie, se è capitato che mi hanno detto vari team, anche fra l'altro il coach e l'atleta, che ovviamente per varie vicissitudini non si sono riusciti a preparare in tempo con modo adeguato. Certo, e certo. Vedere comunque, per esempio, gli atleta che nella prima giornata hanno fatto comunque un'ottima partita è stato ottimo. Poi la seconda un po' meno, però la prima sì. Ecco, quindi comunque bello vedere queste squadre che pian piano crescono e costruiscono soprattutto sinergia fra di loro. E guarda la mamma di Shasho quanto è orgogliosa, è stata una settimana bellissima. Bellissima. Apocalypse 2.0, ci credo. Bellissima. Certo. Bellissima. Cioè, vero. Chi vince Proving Grounds? Vincono gli Apocalypse, sicuro. Non lo dico, non posso dirlo.
anche perché no, allora, non posso dirlo, è un caster, li condannerebbe proprio alla e allora visto eterna. Che li devi condannare all'eterna grazia, mi spieghi perché secondo te, come mi hai detto prima in privato, vincono gli enemies? Vincono per forza gli enemies, fra, sono fortissimi. Perfetto. In realtà potrei gufare anche gli atleta, quindi no! Non so quanto ti convinca. Allora, senti, o vincono gli enemies o vinciamo noi. No, ho vinto. L'ha detto gli lui, enemies. Non io. Ha detto lui, non io, mi dissocio. O i Deltaland. Gli Apocalypse hanno avuto fortuna questa settimana. Gli Apocalypse hanno fatto due comunque belle partite, però mi sono reso conto che entrambe ci hanno messo tempo a carburare per poi andare a vincere la partita. Quindi Apocalypse è un team che mi è piaciuto, ma la prima partita sono stati molto indecisi. Ricordo contro gli Underworld sono rimasti per tipo 10 minuti, un quarto d'ora midrane, a guardarsi, a fare tipo Aram. E io stavo lì, ok, sì, bello, però insomma, fate qualcosa, pushate le lane. Insomma, esiste una mappa, sì. Esiste una mappa generale su tutto quanto. Senti, ma com'è commentare, cioè avere comunque una figura importante come Vasco in Pro Gro? Vasco Rossi, non c'è Vasco Rossi negli UEFA Normal? Vasco, San Vasco. Vasco Rossi, no, in realtà ci sono comunque giocatori anche come Victor, per esempio, un altro giocatore di esperienza. Sì. Quindi i giocatori ci sono. Più che altro sono le org che sono particolari rispetto all'anno scorso. Nel senso, ci sono, se non erro, 4 che derivano dal Tormenta. Quindi è una cosa che, per esempio, prima negli altri anni 3. Non ne avevamo mai visto in Pro Gro. Ah, no. AFN, Yutoru, Underworld e i P11 che derivano dai Delta. E i P11 stavano in Proving Grounds, però. Beh, ma anche gli Apocalypse arrivano dal Tormenta. No, gli Apocalypse non hanno fatto Tormenta. Hanno preso lo slot di Delta. Alcune squadre dei P11 stavano in Tormenta. Ah, ok, ok. Alcune sottosquadre che mi ricordo. Sì, c'era. Gli Apocalypse non hanno mai fatto il Tormenta? No, l'hanno fatto tempo addietro, però hanno preso lo slot. Sì, però dico, sono tutte org, nel senso nuove anche del Proving Grounds. Ah, ok, questo certo. Intendo, ma quest'anno senso... soprattutto. Esatto, esatto. Esatto, quindi... quest'anno proprio tante quelle che non hanno mai fatto Proving Grounds e che quindi si trovano improvvisamente, cioè si trovano adesso in una competizione di un altro livello. E soprattutto tanti giocatori nuovi anche, sì. Cioè per esempio giocatori comunque che stanno appena entrando nel competitivo, e è come se ci fosse rispetto all'anno scorso una nuova generazione di Pro Gro. Nel bene e nel male questa cosa ovviamente, però c'è una nuova generazione a tutti gli effetti, quindi anche nuovi coach oppure persone che erano nel settore ma non avevano mai fatto da coach, insomma sono ritrovate tutte queste persone che ora si trovano in Pro Gro e che potrebbero fare effettivamente bene, perché ti trovi comunque in contesto in cui giocatori di esperienza ci sono, come abbiamo detto prima. Esattamente. Revi, leggi che stai dicendo. Revi, io leggo comunque. Cioè, non è che tu puoi scrivere in chat e pensare che io non legga quello che scrivi. E nessuno sa dove si trova l'Abruzzo. Ma come no? A destra. Se ci sono gli arrosticini in Abruzzo. Allora, è un po' un centrodestra, mettiamolo così. Basta. Sei centrodestra, Tavernello? Non parliamo di politica, dai. Lascio perdere. Molto bravo, molto saggio. Prima Charlie ha detto che ci sta ascoltando senza audio, quindi se la vuoi insultare è il tuo momento giusto. Uno che mette comunque i maglioncini a quello alto è per forza un radical chic di sinistra, cioè... non si offendono, dicono questi qua. Se ci pensi, però comunque no, non mi importa. No, sto scherzando. Scusa un attimo, è al vero, primo stadio dell'amicizia. È vero, siete ancora al primo stadio dell'amicizia tu e Charlie, non vi offendete. Non vi offendete? Cioè di solito... in realtà sì, la manda a fanculo, però in modo... dai, in modo amichevole. Amichevole, dai. Sì, sì, dai. No, però con Carlotta è stato... è di base un bel percorso, che comunque si mantiene nel tempo e ci siamo sempre dati... feedback durante le partite. Quindi appena finito dici ok, abbiamo fatto schifo, ok, io ho fatto schifo, tu hai fatto bene, o viceversa. Quindi sono sempre stati una buona coppia. Mi racconti dell'ultima volta in cui ti ha detto che hai fatto schifo? O in cui gli hai detto tu? Bravo Vischio, molto bene, mi interessa anche a me sta cosa. Perché questo, ha detto, se ve lo dite è molto bella questa cosa, quindi siccome a me Revil non me l'ha mai detto,
E sono ancora sopra il livello d'amicizia. Ovviamente non diciamo, ah sì, è fatto schifo. Cerchiamo ovviamente di dare costruttività alla critica, altrimenti non ha senso. Ecco, però per esempio anche durante le live, se ci rendiamo conto che per esempio una persona sta parlando troppo, abbiamo sbagliato degli scambi o robe così, cerchiamo di dircelo subito, ecco, quello sì. Perché tu arrivi, non fate mai schifo. Se dovessi fare un po' di autoanalisi, secondo te ti manca ancora qualcosa o ti sentiresti pronto? E se ti manca qualcosa, cosa pensi che sia per andare a fare, a castare ad esempio l'LEC o anche il PG Nationals? Tralasciando casomai questioni, casomai di webcam potrebbe essere migliore, la qualità in generale. No, infatti io parlo proprio esatto, di qualità tua personale di casting, a prescindere dai mezzi tecnici. Che dovrei migliorare, fra l'altro, in quest'anno farò tanti cambiamenti sotto questo punto di vista, ma mi fa piacere. E sicuramente parlare più in modo fluido l'italiano, a volte non sempre, però faccio difficoltà, o comunque sento di avere ancora un accento marcato che voglio cercare di andare a eliminare, e quindi voglio cercare di parlare nel miglior modo possibile, ecco, essere comprensibile e sintetico. Abruzzo in Italia? Sembra strano, ma sì. Può sembrare strano, eh. Capisco che eravamo uniti al Molise, quindi posso capire che alcuni dicono che non esiste, però in realtà è il Molise che si è staccato, non noi. Vabbè, comunque. non la so questa storia. Cosa è successo Non ricordo, forse un 100 anni fa o qualcosa del genere. Mm-hmm. Comunque era una regione unica, si chiama gli Abruzzi. Poi non mi ricordo per quale motivo in realtà. Dal famoso Duca degli Abruzzi, che se non ricordo male è, non so se è un vino o una... Vabbè, ho capito, ok. Comunque sì, erano cos'era? Unite poi. Vabbè, stavi dicendo, Tavernello, della lista. Quindi sto già preparando anche un corso di dizione per cercare, insomma, di puntare a questo obiettivo. Perché vi sta ridendo? Io leggo la chat. Tu leggi, ok. Ti sento, ma leggo anche. E poi la conoscenza del gioco. Nel senso, penso un'ottima conoscenza, ma voglio cercare di migliorarli il più possibile. Perché a volte può capitare che non vado a leggere qualcosa in draft, non vado a leggere qualche movimento, qualche rotazione. A volte sono generico, che a volte non è una questione del non so quello che devo dire. O in quel momento non mi viene, quindi mi rivedo e dico, ah sì, però devo dire questa cosa qui. Però in generale avere più conoscenze in modo da essere più veloce a leggere alcune situazioni in gioco. Cosa fai per prendere info e studiare? Allora, vedi, in primis tanto competitivo, ma veramente tanto. Sia con cast inglese che italiano. Quindi per esempio il CK... Quindi per forza inglese il CK? Sì. Forse inglese. Non italiano, perché non c'è più? Bravo. Ma comunque anche quando c'era italiano ogni tanto scambiamo, ma non per dare male casa. Più che altro non ti piacciono i cast italiani, quindi no. Però ogni tanto semplicemente vedevo anche come impostavano loro il dire un determinato argomento, quindi come cercavano di impostare. Alla fine il nostro lavoro è di intrattenimento a tutti gli effetti, quindi come intrattengono, ok, all'estero. E quindi ogni tanto cerco di guardare anche quello. E poi, come mi informo, cerco anche di guardare tante analisi. Quindi, per esempio, tanti video che ho visto, ma anche live, sono di Mr. Chuck, che lui faceva video, fa ancora, se non erro, video analisi, proprio sulle partite competitive. Lui, o comunque anche ispirazione a Castri italiani, quindi anche Kerren, insomma, ne ho visti così tante di partite che ovviamente... un po' impari anche da quello che sanno gli altri, cerchi di prenderlo, dici, ma perché sta dicendo questa cosa? C'è una determinata cosa che non ho visto in draft. A volte vado anche non contro, però ormai più vado avanti più riesco a dire in modo critico quello che sta succedendo. Quindi per forza seguo quello che dicono, quindi a volte muto e dico, ok, come se dovessi castare io, cosa andrei a dire di questa draft? E cerco di analizzare in questo modo. Ecco, cosa ne pensi tu di Twitch Support? È un po' come la branda degli AD Carry Support. Li odio. Sono funzionali, ok? Perché sono
sono efficaci, mettono grandissimo poke e anche tanto danno, fra l'altro, pensando anche ad Ashe, Caitlyn con la build Lethality. Però non mi piacciono, cioè... ammetto che non li sopporto, però sono funzionali, il meta va così, quindi è giusto rispettarlo e saperlo. Twitch support effettivamente è uno di quei pochi AD carry che ha sempre funzionato support e che ora con il meta degli AD carry in support non sta uscendo fuori. Ma infatti io, cioè, me lo ricordo da sempre in realtà, in solo queue, insomma, visto appena hanno fatto il buff sull'AP, il cambiamento alla W e alla E, sì. E con l'AP è diventato, è giocato Twitch support. Esatto, sì. Mai in competitivo, è vero, però in solo chiulo, tra streaming e esperienze personali, l'ho visto un sacco di volte in realtà, sì. Giocato. No, mi è capitato anche a me di giocarlo, è stato brutto, cioè brutto, nel senso funzionava, mi rendevo conto, ma sì, ma che schifo, perché funzionano queste cose? Come Maokai una patch fa, praticamente. Io sono main Kayn in giungla, mi ritrovo sempre Maokai. Dico, a questo punto andiamo a utilizzare questo Maokai. Ecco, Susi in chat ha scritto che secondo lei un caster deve anche saper giocare al LoL. Che lo sei tu, Tavernello? No, in realtà faccio abbastanza... Non è che faccio abbastanza... Sì, faccio abbastanza schifo, sono bronzo. Sono bronzo. In realtà, giocando anche con altri, mi rendo conto che quando sono con alcuni amici o comunque quando facciamo il clash... rendo meglio, soprattutto in giungla, quando so di avere la comunicazione di qualcuno. Scusami, mi dà una jungler. Sì, sono un jungler. Sinceramente, sì. Ho iniziato proprio da jungler. Perché ti piace Kayn? Per la doppia forma. È straversatile. Puoi andare anche a mischiare le due forme. Quindi la build di una forma, quindi la build casomai Lethality sulla red e il contrario. Stupendo. È sempre stato molto versatile, anche quando non è in meta cerco spesso di giocarlo, meno sia Kayn che Viego. Bravo Ludox, tranquillo Tavernello, tanti non sanno scrivere storie ma sono bravissimi a raccontarle. È vero, è verissimo. Quello è il succo, però è una storia, se la vivi meglio la racconti. Sì, è vero. Per questo i caster sotto al D4 non possono castare perché non guardano la minimappa. Questa cosa è gravissima. Non è neanche vero, ma proprio neanche un po', caro. Che se non sbaglio, se non fai il D4 manco la sblocchi proprio nel gioco. Te la danno. Però per esempio io mi rendo conto che potrei anche mettermi lì e salire. E ogni tanto mi ci metto qualche giorno che so che ho libri. Vabbè dai, ora mi metto a rankare. E riesco poi a salire. Però di base preferisco giocare molto in 5 a League of Legends. Proprio bello che dirigo io, dico io quello che stanno a fare gli altri. Non compro shot caller, però una cosa del genere. Mi io sono il contrario. Un cazzo di cane, ma dico... Non posso giocare con Tavernello. Io sono il contrario, io odio giocare a timido, sarda solo. E tu perché sei un jungler di quelli brutti però? Cioè lui è anche brutto perché gioca Kayn, però tu più brutto. Gioca Evelyn, scusami. Appunto, ragazzi. Vabbè, diciamo cose. Che siamo sullo stesso livello di disgusto, quindi va bene. Senti, una domanda. Senza nessuna critica per nessuno, però il LC credo sia richiesto essere di Diamond o qualcosa del genere. No. Deve essere Diamond 3. Per castare. Per castare. Non credo proprio, ragazzi. Per castare, vedi no. Per giocare, vabbè, sì, deve essere al minimo Diamond, credo, per giocare. Diamond sì. Non so, Rekkles Diamond, rischio? Sì, Rekkles Diamond. Mi pare che sia Platino, sai? È proprio Diamond, però. Era Caps che era Platino. Caps era Platino, è stato Platino per un sacco di tempo. No, comunque la domanda è... tu pensi... Da chi pensi di voler prendere di più adesso che sei in un periodo di crescita in generale, oltre ai Trujan da cui hai preso già tanto, poverino. Allora, chi è il tuo idolo? No, da chi vuoi prendere, non il, per forza il tuo idolo. Okay. Allora, abbiamo anche chiacchierato spesso con Kerren, quindi anche lui, insomma, abbiamo avuto un dialogo attivo, ci ha dato una mano, perché ovviamente poi nel corso del tempo, facendo anche molti allenamenti con Filippo, giustamente essendo un play by play, non è che non sa le cose dal color, anzi, lui conosce molto del gioco. Però ovviamente come impostato il ruolo a me sarebbe
dà una mano effettivamente più un color che ovviamente un play-by-play. E quindi il colloquio con Karen è stato molto utile. Anche Moon Boy, a me piace tanto il come imposta, soprattutto come parla. Molto tranquillo, sì. Pacato. Sì. Moon Boy è la fica, sì. Bravo. È molto... più su di lui vorrei cercare di prendere ispirazione sul come racconta, insomma, le storie. Ecco, quello sì. Quello sì. E essere in realtà Medic è molto bravo, anche se un play by play mi viene in mente. Mm-hmm. Altri non mi passano, però insomma questi qui. Cerco comunque di prendere dall'italiano, anche perché ovviamente se dico ok, loro hanno funzionato, c'è un motivo perché hanno funzionato, esatto. E si trovano lì, ovviamente. Penso, d'altro canto, io penso sempre che ti devi avere qualcosa che funzioni per te. Certo. Tu che cosa hai che altri non hanno, Tavernello? Che tu dici questa cosa solo Tavernello la porta. A parte bere alcol. A parte bere alcol. In realtà non lo so. Ammetto che sono una persona che si sottovaluta tanto spesso, forse il tempo. Quindi non saprei dire ok, questa cosa so che la sto facendo benissimo. Potrebbe essere che riesco a trovare una qualità, però cerco di farlo, sto funzionando. Forse piaccio e quindi dico ok, continuo. Ho capito. In NA ci sta un PvP buono, pare un rapper. Pensa che se n'è andato. È tornato in Europa. Ma chi, Ender? Ender. No, ma Ender non castava il CS. Come no? Non stava nel CS? No. Faceva Valorant. Ah, è vero. Valorant, è vero. Faceva il LEC. Poi l'hanno segato. Sì. Ceshua sopravvaluti i caster. Valorant continuerà a fare, sì, infatti, Valorant. Ceshua, tu sopravvaluti troppo i caster. Cioè, allora, capire il gioco non è, non diciamo così, difficile. Perché alla fine molte volte si basa tutto sul vedere la mappa, i movimenti, capire i matchup. E i matchup danno un'informazione importante. La priorità in corsia, che è importante per tutta la durata della partita. Soprattutto all'inizio. Se tu hai priorità di corsia, il jungler si può muovere, può fare obiettivi, può invadere, può fare qualsiasi cosa. Quindi, alla fine, i concetti sono semplici, casomai, da capire. Applicarli, sì. Ovviamente, devi avere le mani. Quello è il punto. Perché io da caster ho le informazioni di tutti e due i team. Da giocatore, no. Io ho le informazioni del mio team e devo cercare di capire quell'avversario. Un po' più difficile. Che splendore. Poi la solo queue è molto diversa ovviamente dal competitive. La solo queue va a dare molto valore a quel player che sa adattarsi in base alla situazione, perché mentre nel competitive sai che la lane deve andare in A, in solo queue non ti va A anche se dovrebbe andare in A, cioè, capito? In solo queue ti può perdere anche quello che ha il counter matchup positivo. Bravissimo. Tutto può succedere anche in competitive. Cioè, sono due mondi totalmente diversi. Ci sono challenger che non sanno giocare in team, cioè, credo ci siano, ma penso proprio di sì. Non credo che tutti i challenger siano competitive player. Quello per forza, Susi. Quello per forza. Quindi... Però, allora, bisogna fare attenzione, perché arrivare a gold o a un X elo non vuol dire sapere tante cose o fare tante altre. L'elo di una persona viene determinato dall'insieme delle sue skill, che magari può essere alle mani, a meno knowledge, oppure un altro player che è lo stesso elo, magari ha più knowledge e meno mani. Ovviamente l'insieme di queste skill ti portano a quell'elo. Un caster magari può anche avere la knowledge di castare o di sapere tutto del gioco, ma questo non vuol dire che gli basti solo quella per arrivare a un elo X. Perché ci sono tante altre skill che ti vengono richieste. Le mani, la pazienza, il saper adattarsi, la mentalità, cioè tante altre skill. Vero. Perché alla fine la cosa importante è questa. Tu quando giochi non sai dove è il jungler nemico. Quindi ok, devi cercarlo di intuire sapere. Dove sta. No, anche se lo sai, molte volte dirlo ai propri compagni in solo queue non è così semplice. E quindi ti ritrovi sempre e dici ah ok, massimo di pingo di stare attenti, e non lo fanno, e io cosa devo fare in quel caso? Anche ho letto il commento del se Joey Giunga fai full clear, non è così
vero, perché fai la prima full clear, ma se non impatti le lane, fidati. No, 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 se giochi in giungla e sai fare un full clear, arrivi in platino senza problemi con due livelli di vantaggio. Sì, dice queste nero. Cose, perché ovviamente lui si trova in un elo particolare, che è molto più alto della media. Quello sì. Però se fossero in grado di quello di fare quello che lui dice che è basilare, tutti sarebbero di quell'elo, ma non è così, perché la media dell'elo della gente è gold silver. Certo. Quindi, ciao King Trita, benvenuto. Ciao King Trita. Quindi se per te c'è una cosa basilare, tranquilla e facile da applicare, per altri non è. Per questo la gente in medio non è platino, per certo. motivi. Alla fine non dico che se dovessi arrivare, cioè se dovessi avere davanti un game di gold barra plat riuscirei a giocare in modo tranquillo, però ammetto che con il giusto impegno potrei anche, però comunque ci devo arrivare, devo avere persone che seguono il fatto che io dico andiamo su questo baron. Se io pingo un baron giusto ma non mi seguono, io quel baron non lo devo fare. Se fightano a cazzo di gambe non ci fai niente, quindi devi avere l'abilità di sapersi adattare a quello che sta succedendo, non il fatto di avere la conoscenza che le lenti devono stare sempre pushate, devi setappare l'obiettivo sia a livello di visione sia a livello di wave. So vedere quando succede una cosa del genere, quando casto, ma non quando devo giocare. Cioè, non capisco. È difficile farlo perché ci deve stare il support che ti mette le ward, deve stare il top laner che casomai va a botte col TP e ti pusha la wave e può essere presente col fight col TP, il mid laner che si trova in top lane e pusha la wave e dopo si unisce alla bot lane nel support che si trovano in mid lane. Anche il fatto di mettere visione, infatti mettere visione di avere priorità in mid lane, casomai metti caso la D-carry e il support si trovano in mid lane, stanno lì, pushano, la D-carry rimane fermo, il support fa un movimento e va a mettere visione. Si trova nel fiume, si mette assieme al jungler e va a mettere visione. Valla a fare in solo occhio una cosa del genere. Cioè, in solo occhio ti devi sempre adattare in base a quello che succede. Allora, per rispondere a Charlie, che dice, per questo la questione del tempo è importante. Il tempo è importantissimo, ma... Spero. Ti assicuro che per il 90%, forse un po' meno, la gente lo usa come scusa. No, non ho tempo, perché molta gente che ho coachato, molta gente che ho seguito, mi viene a dire, no Revil, ma io capisco quello che tu dici, ma non ho tempo di farlo. Tipo un esempio, rivedersi una partita, un'azione, nel capire perché si è trovato un game, studiare un concetto teorico di LOL. No, non c'ho tempo di farlo, e fanno 20 game al giorno. Kitemurt, hai finito un game, fermo. Ma ti riguardatelo, capisci quello che è successo? No, partono subito con l'altro. Quindi quello non è questione di tempo, ma è questione di voglia, perché a te non ti va di andarti a rivedere il game dove hai sbagliato, non ti va di capire perché di fare un'azione invece di un'altra, perché non lo fai? Non perché ti manca il tempo, ma ce ne andrà, è diverso. Ecco perché io dico che lo usano come scusa. Vero, sì, perché no. Se io l'anno scorso ho fatto 350 ranked, il tempo ce l'avevo. Allora, cioè... quando io mi sono messo a fare per la prima volta il Diamond, ci ho messo a malapena 150 game. 150, non sono un cazzo. No, infatti, sono pochissimo. Ma perché ogni game, io mi devo mettere là che devo capire qua perché ho vinto, qui perché ho perso, ma perché io avevo voglia. E come lo posso avere io voglia? Lo devono avere anche gli altri. E non se vogliono, possono. Non si lamentano. Poi al fatto di giocare tanti game per salire, io sono molto contrario. Perché mannaggia Dio, se tu giochi tanti game, non vuol dire che sali. Perché no. Se tu fai il cazzare in un game, vai indietro. Se tu perdi, vai indietro. Non rimani fermo, vai indietro. E anche di tanto, soprattutto quando c'è l'MMR che ti tira sotto, poi questa cosa non dà la mano. Vai indietro. Poi ovviamente ci sono quelli che giocano Lulu support e Yumi. No, Yumi ormai non la giocano più, dai. Meno male. Direi. No, la giocano, lo fanno. C'è di peggio, ma comunque, c'è pure sempre Senna. Va bene. Questa cosa mi triggera. Questa cosa mi triggera, perché odio le scuse, mi fanno impazzire. No, ma hai ragione. Se tu non c'hai voglia, non vuoi salire, va benissimo, non ti devi giustificare, ma non mi devi rompere il cazzo. Lo devi dire, o devi dire a te stesso. Perché non c'hai voglia, va benissimo. Ma chi è che ti rompe il cazzo? Non c'è nulla di male. Chi è che ti rompe? 20 persone su 21 mi vengono a dire che non riescono a salire per X motivo. No, a te non ti va. Ma mica ti rompono le cazzo a te. Te lo vengono a dire, te lo raccontano.
Certo, alla fine quello tradotto le parole di Mischia diventano parole di Revil. No, è vero, cioè questa cosa qui, il fatto del salire l'ho applicato in realtà su Rocket League, perché anni fa giocavo veramente ma tanto. Rocket League ci giochi tu, Tavernello, dell'amico tuo, basta. Vabbè, salire. No, non è vero. Non è vero. Se vai in America il competitivo di Rocket League è veramente grande, ecco. No, però abbiamo anche un campione del mondo italiano di Rocket League. Già. Voglio sempre ricordare. No, comunque ero arrivato champion un paio di season fa, ma perché? Perché mi guardavo là, mi mettevo a rivedere le partite, poi facevo degli allenamenti, mi facevo e quello serve, quello serve. Perché se voi, per esempio... Brava Charlie! Brava Charlie! Sono d'accordissimo. Punto sì, esclamativo OnlyFans per avere il link al... al coaching di Revil. Al coaching di Revil. I tip and tricks speciali ma sono li fans. Grazie tu nonna Megra. Grazie mille per il follow. Grazie. E quindi se applicata a sta cosa può essere applicata, per esempio, se tu non ti alleni a, che cavolo ne so, se sei un top laner, allenarti la wave management. Io lo conosco ma non lo so fare, per esempio. Io lo metto a giocare in top. Oppure adesso mi diceva, c'è grande differenza tra sapere e saper fare. Quanto aveva ragione quella donna. È vero. È magra ma col... Ah, tu non è magra. Ok, va bene, grazie. Ravi, quanto vuoi per farmi uscire dal bronzo? Chiede Artan. Un panino ma lo devi portare col furgone mentre ammazzi due vecchie. Beh, pure ordinaria pure amministrazione. Ma povere vecchie, ma che tanto. Scusami. Ma quel retrogusto! Perché no! È affarone! È che sei più di pensione, il formaggio stagionato è più così, vabbè. No, possiamo no. Anche... Per fare pubblicità, l'anno scorso, diventa più buono, l'anno scorso è venuto un ragazzo, mi fa, Revil, voglio salire. 2 mesi, dal Silver 4, Platino 4. Però sapevo usare le mani, questo ragazzo. Quindi, certo. Però non sapevo un cazzo del gioco, perché aveva appena iniziato a giocare. Gli ho detto, mamma mia, questo è un diamante grezzo, vieni qua. 2 mesi ci ha messo, fortissimo. Ammetto che vorrei essere cocciato da te, ma solo per il gusto di farci. Sono curioso. Sei curioso? Io sono molto paziente, buono. Non è paziente neanche un po'. Paziente, vabbè, visco con te facevo le gag. Molto paziente e buono, Tavernello, però non ti nascondo niente. Ma è giusto, scusa, se mi dici faccio schifo. Io la pillola per farti addolcire la luce, non te la do. È tranquillo. Ma è giusto. Dai, allora qualche volta dobbiamo fare, Io sto sempre disponibile, amici, dopo pranzo e dopo le 9, fino a sempre. Ok. Allora, per anche dopo pranzo e dopo cena, quindi a pancia piena. Lui, se non ha la pancia piena, non cala. Giusto. Grazie mille, mamma di Shesha. Buon lavoro. Revil, ti tratta male anche in Aram? Sì, se non prendi il ghost ti flamma per 10 minuti. È importantissimo il ghost, perché se non tryhardi sul Nexus ti farà avere altri 20, quindi non puoi non fare, si guadagnano da soli, manco in Aram. Vabbè, DFT, basta, ragazzi. Scusami, in DFT invece DFT manco ti coccio, se sento quella parola. Su DFT ti posso cocciare io, dai, no, non è vero, sto scherzando. Bravo Artanzi, corre e si picchia. Io alle comunque su TFT scegli una combo. Io faccio il D4 e smetto di giocare. Sheshua, faccio il D4 e smetto di giocare. Però se ti fa piacere saperlo, lo faccio con il 60% win rate per flexare. Su un account pulito, no, anche l'ho fatto anche su quello vecchio. Solo in duo, no, l'ho fatto anche in singolo. E mi sono cazzo, rischio. Hai capito? Ma uomo lo succhi. Sì. Visto che giochi Eve, direi pick plat 4, mica male. No, bello, gioco anche altri campioni oltre a Evelyn. Se fai di 3 ti prendiamo nel roster al Summer, Revil. Ovviamente Evelyn è l'amore della mia vita, però l'ho fatto con Evelyn, Nocturne e Volibear l'anno scorso. Ci sta. Il giorno prima della fine della season. Basta, sai, chiudiamo. Mi fanno anche segno. No, non l'ho fatto il giorno prima della season, Vischio. Basta essere geloso dei miei siamo successi. Siamo oltre. Capito? Mi sono fatto il culo, l'ho fatto. Cosa me ne frega? Vabbè. Ok, allora, basta. Sei geloso, Vischio. Geloso. Estremamente geloso. Se fai di 3, ti prendi le rosse del Summer. Dai, Artan. Ma guarda, tu immagina
Che, io stare Revit, odio, stupendo. Io odio giocare. Tutto il tempo. Io odio giocare. Proprio non lo sopporto giocare. A me non piace. A me piace il gioco. Non mi piace giocare. Faccio il D4 solo perché è uno status. Infatti, appena lo faccio, non gioco più. Perché, ovviamente, se uno mi ti chiede cosa hai fatto, quanto che lo sei, e lo vuoi cocciare, fa scena a dire che hai fatto il D4 con 60% win rate. Fa molta scena. Però, però mi scazza, però fa parte del lavoro che devo fare. Infatti, quando arriva al 50% win rate, smette di giocare un campione, perché sennò dici poi l'abbasso. Fa male? No, vabbè. Basta ragazzi, siamo ben oltre il limite massimo, ma tanto salutiamo dai Laro. Intanto Tavernello, grazie mille, grazie per essere grazie stato qui con noi questo pomeriggio, è stato un vero piacere, grazie, e ti aspettiamo presto, dai, quando volete parlare anche di ProGro, perché abbiamo parlato poco, quando volete, se devo flammare gli atleta basta che mi chiamate. Tavernello, ti devi ricordare gli aneddoti, per piacere. Non sono tipo d'aneddoti di solito. Tavernello, saluta Sheshua, per favore. Saluta Sheshua, dai. Ciao Sheshua. Bravissimo. L'ho detto. Fantastico, va bene. Grazie mille e alla prossima, Tave. Grazie alla a voi. Prossima. Un bocca al lupo per tutto. Ciao.